Allora, prof, da Speravo quanto proprio tempo? di vederti. Anche io, era da un po' che non la vedevo. È tornato! Finalmente. Il ministro Spavin parla molto e non ascolta mai. Blaterava di draghi corrotti. Impossibile dirgli gli qualcosa è andato la sui tangente. Goblin. A proposito... Ascolti, professore, sono successe tante cose mentre non c'era. Nick quasi senza testa mi ha chiesto di recuperare del roast beef andato a male dalle cucine. Roast beef andato a male? Già, io ho pensato che fosse assurdo. Ma poi abbiamo portato il roast beef a Sir Podmore della caccia dei senza testa. Hai incontrato la caccia dei senza testa? Deve essere stato... Mi faccia parlare, porca troia! Sì. E poi ho dovuto trovare la testa di Richard Cornacchia in mezzo alle zucche per farmi dire com'era morto. Chi diamine è Richard Cornacchia? Studiava qui molto tempo fa. Comunque, mi ha detto di una caverna segreta. L'ho raggiunta e proprio di fianco al suo scheletro ho trovato le pagine mancanti. Hai trovato le pagine? Sì. E visto che Cornacchia aveva seguito la mappa contenuta nelle pagine, trovandole ho trovato anche il luogo indicato sulla mappa. Grazie al cazzo. Ma è una stanza sotto Hogwarts. Perché non mi sorprende? Allora, non c'è una stanza gigante con un serpente enorme là. No, no, no. Dobbiamo no. portare con noi il libro. Automatico? Perfetto. Che mi venga un colpo. Se non dice questa frase, ti giuro troppo il gioco. No, dai. A proposito, venga. La stanza si chiama Sala delle Mappe. Un ritratto di Percival Rackham ci attende lì. Il professor Rackham. Non vedo l'ora di incontrarlo. Come ha fatto questo Cornacchia a mettere le mani sulle pagine del libro? Rubava però. Chiaramente Pix le ha rubate e Cornacchia le ha rubate a lui. Pix. Quel coglione. E pensare che è sempre stata qui sotto. Sotto gli occhi di tutti. Ti immagini se davvero... Allora, in teoria sto gioco non è canonico, però ti immagini se ci andavano per davvero o servisse a qualcosa nella trama di Harry Potter questa? Lo poggi lì il libro? Non mi piace il vestito che ho scelto. Professor Rackham! Guarda, lo sapevo. Promette davvero bene. Prometto di non avere buone intenzioni. Lo sapevo che era... Ti giuro, lo sapevo che serviva a qualcosa quel pavimento. Era troppo lucido per essere... solo quello. Che musica comunque. Una mappa. Qui c'è Hogsmeade. Dove la vede la mappa? E qui invece Ah, eccola, ora la vedo la anch'io. La foresta proibita. Poi, ovviamente... Hogwarts? Hogwarts è magnifico. È una mappa 3D. Tutto contento lui. Professor? Non appare. Se solo tu potessi vederlo. Miriam? Ah, eccolo, è appena apparso. Per quanto il blu non mi piaccia come colore, devo dire che è l'unico set al momento che aveva un senso logico. Salve, professor Rackham. Come richiesto abbiamo posizionato il libro sul piedistallo. E questo è il mio mentore, il professor Fig. Come sta, professor Fig? E ora capisci, mio giovane amico, perché dovevi tornare con il libro. Grazie. Sì. E capisco anche perché chiamate questa stanza la sala delle mappe. Il fatto che tu sia arrivato fin qui mi dice che possiedi un'abilità magica straordinaria, il cui potere potenziale sbocceranno se te ne dimostrerai all'altezza. La sede di ciascuna delle quattro prove apparirà sulla mappa a tempo debito. Sono prove che valuteranno le tue capacità e ti daranno preziose conoscenze. Ok. Prove che dovrai completare da solo. Che novità. Rammenti il ricordo del pensatoio visto nella camera blindata alla Gringot? Certo. C'era lei con il suo amico Charles. Parlavate della passaporta e di alcune prove create per qualcuno in grado di vedere tracce di magia antica. Precisamente. Charles è un altro dei custodi.
Secoli fa ci siamo dati questo nome, assumendo l'impegno di tenere nascosto questo sapere fino a oggi, forse. Allora, il passaggio dalle rovine alla Gringot, la camera blindata, il reparto proibito, questa stanza, niente di tutto ciò era una prova. Erano una parte importante. Era tutta una predisposizione a questo momento. Proprie prove. D'altro canto, il fatto che tu sia arrivato fin qui lascia ben sperare. Le prove sono state progettate per far sì che il sapere che abbiamo tenuto segreto per così tanto tempo non cadesse nelle mani sbagliate. Tipo uno stupido goblin. Alla prova le tue abilità, sia innate sia apprese. Non solo, da tutto ciò che vedrai nel corso delle prove dipenderà l'uso che deciderai di fare di quello che condividiamo con te. Dovrai armarti di pazienza. Le prove hanno molto da insegnarti, ci vorrà tempo. Chiaramente. Il tempo è un lusso che non possiamo concederci. Abbiamo aspettato tanto, professor Fig. Sicuramente qualche altro... Con il dovuto rispetto, signore, pur non essendo al corrente del segreto che custodisce, abbiamo visto tracce di una potente magia oscura, esatto, in mano ai goblin. E mentre uscivamo dalla sua camera blindata alla Gringot, non posso mettere pausa. Un goblin insolitamente potente, capace di tale magia. Potrebbe già essere troppo tardi. È davvero una notizia terribile. Ti fidi del professor Fig, mio giovane amico? Certo. No, fuori. Allora, alla luce della tua considerevole abilità e di tutto quello che hai già portato a termine, inizieremo. Il punto in cui si svolgerà la prima prova è segnato sulla mappa sotto di te. Il professor Fig ti aiuterà a trovare le sedi delle prove. Ma soltanto una persona con le tue capacità può completarle. Che novità. No, volevo Diamo dire un'occhiata. Una mia mezza teoria. Se me lo lascia fare. Riconosco quella torre. Non è lontana. Ed è dietro Hogwarts, che è qua. L'avrai vista anche tu? In effetti non mi annuova. L'ho vista forse volando forse con la scopa. Forse il suo giovane amico ha viaggiato più di quanto lei non pensi. Come tuo mentore, il minimo che possa fare è accertarmi che non sia pericoloso. Raggiungimi appena puoi. Grazie, mentore. La raggiungerò alla torre il prima possibile. A presto, allora. Fa attenzione. E non dire a nessuno dove stai andando. Certo. D'accordo. Quello che volevo dire è che la sala delle mappe, se loro hanno custodito questa magia antica che dovrebbe essere la parte buona, secondo me, un po' come Salazar, che tutti hanno costruito questo castello del bene, però c'era qualcuno che ha fatto un mezzo sotterfugio. Glacius, l'incantesimo congelatore. Ah, è ottimo. Un metodo efficiente per gestire con freddezza le situazioni precise. Con freddezza? Prima però dovrei portare a termine alcuni incarichi. Fammi indovinare, devo fare prove di volo, vero? Certo, certo. Salazar costruisce di nascosto a tutti gli altri costruttori di Hogwarts la camera dei segreti dove mette il basilisco. E se qualcuno di loro, detentore, custode della magia antica di sto gran paio di palle, avesse trovato o comunque creato o comunque insediato in questa magia antica una sottospecie di potere oscuro, cattivo, sconosciuto agli altri o comunque non facilmente accessibile a maghi normali, allora ora potrebbe averlo nascosto in un'altra parte del mondo di Harry Potter, appunto in questo caso di Hogwarts Legacy, finché qualcuno non lo scova. E in questo caso è stato Ranrock. Allora. Fammi vedere un secondo le mie missioni disponibili prima. Fai scoppiare palloncini sopra la stazione di Hogsmeade, fai scoppiare palloncini... Una cazzata! Le sue missioni sono facilissime, si fanno in un attimo. Flipendo la possiamo fare direttamente mentre siamo in missione. Non era poi così complicato, Merlino. E infatti era una cavolata sta missione. Tant'è che siamo saliti anche di livello. Mi chiedo se alla fine serva qualcosa completarle tutte. Perché appare la figura di Merlino e molto spesso sembra che indichi una direzione. Tutte quante sembra che indicano qualcosa. Prendiamo questo punto per gli incantesimi e andiamo con Confringo. E parcheggiamo la moto. Buongiorno. Che c'è da bisbigliare? Sono qui che dormo da tutta la notte io, aspetta. Luogo Grazie. Affascinante la torre di San Bacar. Non siamo soli. No. Seguaci di Ranrock.
Da quel che vedo sono circa una dozzina, forse di più. Non possiamo materializzarci dopo di loro nella torre? Potremmo, ma non sappiamo cosa ci attenda nella torre. Tuttavia, ciò che mi preme sapere è perché si trovino qui. Perché anche loro hanno sgamato qualcosa. Poco più avanti. Suggerisco di investigare un po' prima di fare altro. Muoviamoci. Fammi indovinare, incantesimo di invisibilità? Beh, la situazione non è ideale. Già, da questa parte. E suggerisco di usare un incantesimo di disillusione. Meglio passare inosservati. Certo. Forza veloce! Fatto. Vedi, noi non avevamo ancora sbloccato Petrifictus totale. Era una cosa che sbloccavamo in una missione, ma ancora non ce l'avevamo. Ma è una magia automatica, per caso? Nel senso... Resta nascosto e lancia Petrificus Totalus. Te. Petrificus Totalus. È la magia stealth per ammazzare tutti, in sostanza. C'era un talento per appunto questa magia, che non abbiamo ovviamente preso, però volevo vedere un attimo. Ha un'area d'effetto, ok. Peccato aver sprecato, tra virgolette, il punto, ma è insta-kill multipla. Per carità, utile, però... Allora... Oh, calmo, calmo. Non mi guardare. Deve esserci qualcosa qui. La detenete questo... Nessuno sa nulla. Deve esserci qualcosa qui. Non ci ha visto, non ci ha visto, non ci ha visto. Vai, 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 vai. Che bello. Allora, è rottissima come cosa. A parte dove è scomparso. Scusami. Dove è scomparso quello che è morto? Basta girarsi e puff. È magia questa. Non guardarmi. Vai via. Che poi siamo sotto la luce del sole. Quindi dovrebbero anche vederci. Mi piace che sta mossa è veramente insta-kill. Senza neanche un minimo di... di problema. Allora aspetta, facciamo una cosa intelligente. Hai paura di combattere? Almeno, esatto. Muori. E muori. Vedi, con il Petrifictus totale sull'area, questi ce li facevamo in un secondo. Così abbiamo dovuto solo fare un passaggio in più. Ok, qui c'è un foglio. Ordini provengono direttamente da Ranrock. Secondo questi ordini, cercano qualcosa che abbia a che fare con dei nomi. Ma che nomi? E perché qui? Oh, buongiorno. Verserò il tuo sangue. Aha, certo, certo. Levioso, vedendoti. Oh, sbagliato. Nemico sbagliato. Bravo. Colpito. Aspetta. Presi. Poco saggio tornare qui. Levioso, ho sbagliato. Colpiti. Bastardo. Andati tutti. Molti goblin non vedono di buon occhio la stirpe dei nani. Non è questione che non ci vedono di buon occhio. Qua ci vogliono proprio morti. Abbiamo trovato l'ingresso. Sì, ma è chiuso. Revelio. E ora si apre? Vabbè, certo. Facile così, Vaffanculo. Un incantesimo di apertura. Molto utile. Ora non c'è tempo, ma se non lo impari prima, ci lavoreremo una volta tornati al castello. Grazie al cazzo, mi serviva da un sacco che mi insegnassero all'Omora. Non conosco molti di questi titoli. Chissà chi è. Con abiti del genere potrebbe essere chiunque. Beh, sicuro non è Merlino, se no lo saprebbero. Però forse i nomi dobbiamo scoprire chi è il nome di sto tizio, magari. Magari scoprirne il nome parte appunto della prova. È una torre un po' alla Skyrim questa. Ti do il benvenuto alla torre di San Bakar. Ah, ciao. Salve, professore. Ha per caso detto torre di San Bakar? Sì, il professor Bakar Dio è mio, un custode. Che close up. Guarda gli occhi. Sono felice di confermare che avevo ragione nel presumere che ci saremmo incontrati nuovamente e così presto. Eh beh certo, che ti aspettavi? In base al trambusto che ho udito, tuttavia, sospetto che per te non sia stato facile arrivare qui. Per nulla, professore. Abbiamo incontrato dei goblin fuori dalla torre. Il fatto che quei goblin sapessero della mia camera blindata mi turba molto.
Però se hanno anche scoperto questa torre, la minaccia potrebbe essere più grande di quanto credessi. Io te l'ho detto, guarda gli occhi! Motivo in più per andare avanti. C'è qualcuno che secondo me... Di sotto, vicino all'ingresso, è stata sbloccata una riserva di magia antica simile a quelle che hai già visto. Okay. Usala per attraversare una porta. Temo di non poter dire altro. Il professor Fig non può venire con te, quindi ti aspetteremo insieme nella sala delle mappe. Ricorda ciò che vedi. Allora, ma non abbiamo tempo. Devi farti sti indovinelli. Ma siamo in pericolo. No, devi farlo. Da un custode. Per il momento però hai cose più importanti a cui pensare. Un deposito di magia antica, se non vado errato. Sì, signore. Allora lascerò la questione nelle tue mani sempre più capaci. Detto questo, fa attenzione. Certo, da quant'è signore. Che sei in questa scuola? Da 3 giorni. Che poi in realtà... Una riserva lui è ancora di magia qua antica, comunque. Di sotto, vicino all'ingresso. E questa è una serratura di terzo livello. Chissà dov'è quella riserva di magia antica. Ora assorbiremo questa essenza magica e aumenteremo il nostro potere. Wow. Quella. Quanti muri illusori. Beh certo, se qualcuno sgama il primo perlomeno c'è un altro. Revelio. C'è qualcosa che posso rubare? A parte la conoscenza? C'è la PlayStation che sta caricando un jet. Non so se sentite. Però non sto capendo se sta caricando o meno. Porca puttana, lo sapevo. Lo sapevo, guarda. Stava caricando... Madonna mia. Spero che ci sia un salvataggio automatico di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Oh, è andata. Meno male. Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Eh sì, sono tutte molto simili comunque come struttura, era palese. Oh, ma guarda, delle statue armate. Immagino che il mio obiettivo sia andare dall'altra parte, vero? Notevole. Ah, deve essere successo qualcosa. Meglio dare un'occhiata in giro. Sei scemo? Deve essere successo qualcosa. Cosa è successo secondo te? Vuoi però vedere che è invisibile? Eh sì, è invisibile. Ah, quindi prosegue sia a destra che a sinistra. E ci sono solo 2 forzieri, immagino. Wow, che spreco. Porca miseria. Sempre ricchissimi sti forzieri, Mamma mia. Faccio prima vendere tutti i vestiti che trovo piuttosto che cercare i soldi nei forzieri. Calmo. Oh, che fai, pazzo? Non cadere di sotto. C'è di nuovo questa arcata. Che comunque, io lo ripeto, a me continua a ricordare... Dicevo, continua a ricordarmi l'arco dove Sirius muore nel quinto film. Sai cos'è? È là. Per cercare delle tracce di magia antica. Ma va? È comodo avere questi slot intercambiabili. È fastidioso farlo durante il combattimento. Ti devi ricordare su quale hai messo che cosa. Altre tracce di magia antica. Deve esserci qualcosa di diverso. Sì, si è aperto il passaggio. Solo quello. Oh, aspetta. Un forziere che stavo per lasciare con dentro. Wow, 30 monete. Ta-da! Allora, mi piace che tutte queste zone qui sono iper protette. Sono stati molto meticolosi nel nascondere perché... Per entrare qui devi trovare la magia antica che ti apre una porta, che ti apre un arco, che ti porta in questa stanza. È tutto comunque molto concatenato, molto bello tra l'altro. Andiamo. Sicuro dovremo fare a botte contro quella statua. E giusto per sicurezza io anche le altre me le tolgo dalle scatole. Non si sa mai. Non sono mai un buon segno. Almeno stavolta so che cosa aspettarmi. Cosa ti devi aspettare? Che ti attaccano? Expelliarmus! Confringo! Bel colpo! Difendo! Passo! Defuzzo! Andata! Passo! Confringo! L'ho ucciso mentre la cosa mi arritoiava qua dritto nei denti. Qualcun altro? No, puzzle adesso. Queste hanno un'aria familiare. Ma va? Ma giusto curiosità, scusami. Se io uso... Wingardium Leviosa! Non funziona, perfetto, quindi... Prima ho usato accio. Stai zitto, lo so che devo usare accio.
Fammi esplorare come devo. Ce lo spostiamo da questo lato. Perfetto. Sta fiamma mi ha destabilizzato la vista. Quella per sempre. Quella piattaforma potrebbe portarmi dove devo andare. Sì, ma io voglio andare là. C'è un forziere qua dentro. Comunque ha ragione. Esatto, c'erano tracce di magia antica. Dovevo prima trovarle. Quindi... ah, no, aspetta. Cos'è successo? Boh, guarda, non importa. Wow, 60 monete, che bello. Mentre da questo lato... 70? Ah, wow, dei guanti. Però scusami un secondo. Lì c'è la porta, però... non mi sembra che io debba passarci per forza o sbaglio? Ah, torniamo dove la stanza cosa era chiusa prima. Dopo quell'esplosione di magia. Stai zitto. Forse sarà meglio esaminare le cose da entrambe le parti dell'arcata. Grazie al cazzo. Scusami la schiettezza, però che cazzo. Cosa vuoi che sia successo? Cazzo. Eccoci qua. Ok, dietro la porta c'era solamente un forziere con nulla di eccezionale dentro, tra l'altro. Le statue. Cazzo. Oh, sì, ma... Expelliarmus! Catapum! Expelliarmus! Io pensavo che non sarebbe stato utile, in realtà. Confringo! Difendo! Onesto... non pensavo che togliere l'arma e lanciargliela contro sarebbe stata utile. Invece si è rivelata molto più pratica di quanto non pensassi. Ok, di nuovo lo stesso enigma dove dobbiamo volare con sto coso. Le tracce di magia antica portano da quella parte. Qua in mezzo al nulla, che nulla probabilmente, non è... si è attivato di nuovo il passaggio. Dietro però questo, si nasconde qualcosa? Di qua credo che torniamo dove eravamo prima, vero? Allora, lì c'è un forziere e basta, c'è solo uno. Oh, aspetta, questa non l'avevo vista. Perfetto, meno male che ci arriva. Non mi aspetto nulla di che, un vestito, poco più. Boh. Chissà che cosa è cambiato da entrambe le parti dell'arcata dopo quell'esplosione di magia. Ti prego, stai zitto. Deve esserci per forza qualcosa di diverso. Stai zitto, per favore, lo sappiamo che c'è qualcosa di diverso, che non lo vedi. Quello che c'è di diverso è che qui c'è un ponte. C'è un ponte e questo si è spostato da questa parte, perfetto. Quindi l'enigma comunque era da fare da entrambe le parti, anche se molto... easy peasy. Qui ora c'è il ponte, di là non c'era. Devo scoprire come cambia la stanza quando entro ed esco dall'arcata. Stai zitto, l'abbiamo appena risolta la cosa. Mamma mia, che palle che sei quando ripeti le cose 200 volte e abbiamo già fatto tutto. Che poi, vogliamo essere pignoli onesti? Se usassimo la scopa per volare, tutto risolto. Però, la prova. E ora si è chiuso. Vedi, questa è una cosa che ripeto, mi piace, perché... non mi abituerò mai a questi pavimenti. Che è coerente il fatto che abbiano messo tutte queste protezioni. Una porta che ti porta a un'altra porta, che chiude un'altra porta, che diventa un muro e tutte queste cose. Qua. Ehi là. Ma guarda un po'. Expelliarmus. No, sbagliato. Ok. Expelliarmus. E uno. Tra poco ci abbandona. Expelliarmus. Ho lanciato dalla parte totalmente sbagliata. Difendo. Merda, per colpire quello dietro mi son fatto. Expelliarmus. Confringo. Aspetta, aspetta, aspetta. Difendo. Presi. Expelliarmus. Confringo. Due in un colpo. Incendio. Sì, sì, bravo, mettiti. Accio. Aia. Expelliarmus. Colpito.
Vediamo se mi raggiungono qui. Troppa gente per i miei standard. Difendo. Morto? Confringo. Expelliarmi. Cacchio. Mi rompe il palle che... Incendio. Questo qua se ne... Aia. Si è teletrasportato al momento in cui lo stavo attaccando. Expelliarmi. Confringo. Aspetta. Incendio. Andato. Tira verso di te due nemici. Va bene. Devo sperare che si avvicinino. Esatto. No, non l'ha preso. Vabbè, però almeno è stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente. Sei esploso con tua zia. Un po' troppo, eh. Devo riuscire a trovare un set molto più pratico, perché così è molto confusionario. Attualmente i tasti come li ho settati non mi aiutano. Sbagliato. Eccoci qua. Ok. Dunque, il gioco vorrebbe che io andassi ovviamente oltre la porta. Vediamo che cosa possiamo fare prima di passare oltre la porta. Allora, eccoci qua. Noi dobbiamo, esatto, prima arrivare da questa parte, che in realtà secondo me lì forse c'è modo di arrivarci anche con questo. Ma meglio non esagerare. Wow. Vediamo che cosa è cambiato da entrambe le parti. Che premio meraviglioso. Guarda, lo sapevo che rimaneva. Lo sapevo che rimanevi da tutte e due le parti. Ok, questo è stato un filo eccessivo. È stato un po' eccessivo morire così. Eh sì. Credo che fosse l'unico modo effettivo per passare. Ecco qua. Ecco fatto. Il modo più semplice e il modo più pulito per passare. Quanto ci fai che la fine della prova è una statua ancora più grossa delle altre? Andiamo e scopriamolo subito allora. Vedo solamente un forziere. Però c'è un'altra porta, quindi... Non puoi trasportare altre pozioni rigeneratrici. Vabbè. Ah, certo, pozioni rigeneratrici per zona d'arena con lo scontro con la boss fight. Chiaro. D'accordo, Expelliarmus. Questa storia non mi piace. Orca. Aspetta. Difendo. Ah, cacchio. Non ho potuto muovermi perché ero ancora sotto effetto. Confringo. Incendio. Morto. Uff, che schivata. Calmo. Difendo. No. Non è così che doveva finire. A parte che siamo finiti sotto la mappa. Però. Expelliarmus. Questa storia non mi piace. Confringo. Andato, ti prego. Madonna, quanto ci godo che è despawnato subito. Difendo. Confringo. Aspetta. Vieni qui. Incendio. Ah, cacchio. Non so in che modo mi abbia preso, bastardo. Expelliarmus. Colpi. È stato bellissimo come l'abbiamo colpito in pieno. Dove va? Eccolo. Expelliarmus. No, il sasso mi ha bloccato la magia. Depulso. Levioso. Andato.
Era una cagata, sono morto perché sono caduto. Guarda, lo sapevo che arrivava quello gigante. Porca... E non ha ovviamente armi. Bastardo. Defuncio. Confringo. Intanto che era ancora sotto effetto della maledizione. Incendio. Confringo. Aspetta. Ecco fatto. Mi sono ricaricato un paio di colpi almeno di magia antica. Quanto è utile la rotolata. Confringo. Dipingo. Pezzo di merda. Vieni qua. Ok, devi schivarlo nel tempo giusto se vuoi abbatterlo. Vai. Merda. Confringo. La tattica di questa missione chiaramente è: ricaricati il più possibile la magia antica, abbattilo e poi fagli il colpo potente. Schivato, mi spiace. Sbagliato. Non è una battaglia di difficile. Ah, speravo di averlo preso. Sai che dovrei fare Protego quando fa la sfera lì arancione? Non questa, l'altra. Merda. Vabbè. Morto. Diffindo. Bellissimo. Bellissimo che l'abbiamo ucciso con Diffindo. Perché è proprio stato un taglio netto, proprio qua, zacchete, ad altezza petto. Che sollievo. Che sollievo. Non era difficile, solo che ovviamente prima battaglia non conosci come combatte il nemico. Però eccoci arrivati. Ma ste statue enormi continuamente create. Cazzo, ho capito la magia e tutto, però pensatoio. Sono sempre bellissime ste statue. Madonna mia, i vestiti però fanno schifo. Fosse stato un Dark Soul, in questo punto qualcuno ci avrebbe messo sicuramente una scritta per terra con la pietra. Sicuro. Suggestivo. Dai, con la lacrima, ma che figata. Così è bellissimo. Questo te la provo. Sta piovendo fuori? Quindi non era solo un pensatoio, è qualcosa di diverso. Cioè, oltre al pensatoio c'era anche quella roba lì. Ah, la tipa. E certo, forse è lei il problema, non loro. La tua capacità di trasfigurare il mondo intorno a te è davvero notevole. Che cosa c'è? Mio padre non sta migliorando. Credo non si riprenderà mai. Non esiste una magia per questo. Vedere soffrire chi amiamo è una vera agonia. Sono passati anni dalla siccità, ma il suo dolore per quella perdita è profondo come se fosse successo solamente ieri. Ma a lui serve pace, non splendidi pilastri. E se io lo potessi aiutare? Fai già così tanto per tuo padre. Non è abbastanza.
Io voglio che smetta di soffrire. Capisco la tentazione di usare questo potere per trasfigurare altro, e non soltanto il mondo fisico. Ma le emozioni umane sono una forza molto potente. Anche la strega più competente e di buone intenzioni non può sapere che conseguenze avrebbe manipolarle irrevocabilmente. E che cosa dovrei fare? Stare a guardare mentre il dolore lo distrugge? Non puoi fare tuo quel dolore. E se io lo facessi lo stesso? Questo è il pensiero che potrebbe venirle in testa, ovviamente. Ogni anno un qualche studente mi stupisce per le assurdità che vede nelle foglie di tè. Oh, signorina Morganach. Felice di rivederti a Hogwarts, professoressa. Mi ci vorrà un po' per abituarmici. Professor Rookwood? È bello che tu abbia... A parte che loro non cambiano mai. ...professoressa di difesa contro le arti oscure. Siedi, siedi, Isidora, e parlaci dei tuoi viaggi. In realtà volevo invitare voi e gli altri professori a casa mia stasera. Ho davvero tante cose da raccontarvi. Perché ho un brutto presentimento sulla cosa? Informeremo gli altri. Benissimo, a stasera. C'entra qualcosa il padre e vuole mostrarglielo. Sicuro. Vuole mostrargli come gli ha tolto il dolore. Ora devo trovare la via d'uscita. Guarda caso, è appena spawnata dietro di te. Altre pietre cristallizzate. Deve essere la via per tornare alla sala delle mappe. Vuole mostrargli come, grazie alla magia antica, è riuscito a togliere il dolore o elaborare qualcosa del genere. Non può aver riportato in vita dalla morte, perché quella è una cosa che può fare solo la pietra della resurrezione. Metti che l'ha trovata e l'ha combinata insieme alla magia antica. È per quello che dico che i doni della morte, se ci sono, non che dovrebbero, ma se ci sono anche solamente di storia, potrebbero essere interessanti, perché sono oggetti potenti con una magia a parte potente, combinata assieme chissà cosa potrebbe succedere. Cioè, penso usare la magia antica con la bacchetta di Sambuco, o usare la pietra della resurrezione tramite la magia antica. Il mantello dell'invisibilità non può fare nient'altro oltre a essere invisibile, per carità. Però, e rieccomi qui. Dove siamo apparsi? Ah, così dal nulla. E questa era la prima prova. Ma buonasera. Chi abbiamo qui? Studio a Hogwarts, signore. E questo è il professor Fig. Professor Charles Rookwood, al vostro servizio. Qualcuno ha completato la prima prova? Ciao. Io, professor Rookwood. L'ho già vista nel pensatoio, alla Gringot, con il professor Rackham. Esatto. Quindi... hai trovato la passaporta per la camera blindata del professor Rackham e decifrato la mappa del medaglione che fluttuava sopra quel pensatoio. Esatto. Sì. E ho trovato una cosa sopra l'ultimo pensatoio, anche se non so di che si tratti. Ah, questo. Certo. Troverai un manufatto simile in ciascuna prova. È importante che tu li tenga al sicuro. Ti serviranno per completare il percorso sul quale ti abbiamo instradato. Quando li avrai trovati tutti, ti diremo come utilizzarli. Per bene. Creare un unico oggetto antico. È in grado antico. Di dirmi qualcosa sulla prossima prova? Prima che tu proceda, vorrei parlare con Charles di questo urgente problema dei goblin. Vada, I vada. Goblin? Lo studente ha trovato delle tracce di una potente magia oscura in mano ai goblin. Perché guardi in alto? Insieme al suo mentore, il professor Fig, non solo ha visto dei goblin in agguato fuori dalla torre di San Ma anche nella camera. Ma ne ha anche incontrato uno molto potente nella mia camera blindata alla Gringot. Temo sia preferibile sospendere le prove finché non ne sappiamo di più. Ci rimettiamo alle sue decisioni, ovviamente. Allora... Un attimo, professore. Si chiama Rookwood. Crede che... Che ci sia un legame con Victor? Forse, ma non possiamo essere certi che la cosa sia rilevante. Esatto. Per ora, dimmi cosa hai visto nel pensatoio. Io per prima quello che è il mio pensiero ho pensato che Rookwood fosse cattivo. Diventasse insegnante a Hogwarts, litigò con il professor Rackham sull'uso della magia per rimuovere il dolore. Speriamo che il prossimo pensatoio ci dia maggiori informazioni.
ora dobbiamo capire cosa sa Ranrok. Sarò sincero, non so proprio da dove cominciare. Pensa io. In realtà, io un'idea ce l'avrei. Una volta ho visto Sirona ai Tre Manici di Scopa parlare con un goblin. Sembravano in buoni rapporti. Vale la pena tentare. Magari scoprirai qualcosa. Però non trascurare gli studi. Lo studio. Certo, signore. Prima che tu vada... Certo, mi dica. È per quello che io ho pensato che lui fosse il cattivo del gruppo, un po' come la Salazar, però non sembra per nulla cattivo. Professore? Hai mai incontrato tracce di magia che sembrano arricciarsi, a parte quelle sul nostro cammino? Non credo. In che senso, esatto? Cosa sono? La testimonianza dei nostri vecchi tentativi di manipolare il potere della magia antica. Se non sbaglio, e non capita mai... Dovresti essere in grado di utilizzarle per accrescere la tua magia. Ah, ho capito. Grazie, cosa intende, signore. Allora le cercherò. Mi è capitato di trovarne una mentre giravo. E sostanzialmente è un mini, una mini prova dove c'è magia antica da utilizzare. E quella antica prova ti dà appunto un punto negli obiettivi delle prove antiche. E con tot punti puoi ottenere una barra in più di magia antica. Ed è diventato autunno. Che bella sta scena coi gufi. Questo sembra un quadro. Bella. Bella questa. Mi è piaciuta. Ed è forse la seconda, se non la terza volta che ci svegliamo in un letto. Che numero siamo noi, tra l'altro? Ci ho appena fatto caso. Il 13. È il mio gufo lui. Non ci avevo fatto caso. Che carino. Chi è questa ragazza giocatrice di 15? Dovrei andare ai Tre Manici di Scopa e chiedere a Sir. Sì, ma troppe cose tutte assieme, ma scusa, mi fai una cosa alla volta. Passa al negozio quando puoi. Sì, passerò volentieri, visto che i potenziamenti della scopa sono buoni. Più presto. Devo parlarti di una questione urgente e strettamente confidenziale che potrebbe essere di beneficio a entrambi. Non mi prendi! Ciao Pix, già che siamo qui dentro la nostra casata. Per favore, completa gli incarichi che ho preparato per te. E poi raggiungimi dopo lezione. Vorrei insegnarti l'incantesimo Descendo. Utile per tirare gli oggetti a terra. Pensavo mi avrebbe insegnato... No, purtroppo no. Speravo mi avrebbe insegnato... Come si chiama? Alomora. Dicevo, comunque, visto che siamo nella nostra casata, mettiamo giù i gettoni. Dove sono? Eccoli qua. A quanto siamo? Ecco fatto, sto facendo buoni progressi con i gettoni. Non è che stiamo facendo chissà quale magia, eh. Ok, ce ne mancano 6. Ti giuro che se il premio è solo un vestito o un aspetto per il vestito, giuro che lo mando a fanculo e lo brucio. Lo vendo al primo mercante che trovo se è un vestito.